Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Comandò loro di non dirlo a nessuno, più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, ha fatto udire i sordi e fa parlare i muti». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La prima lettura di questa domenica è un messaggio di speranza, è un invito a confidare pienamente in Dio Salvatore. In un momento di smarrimento generale per le tribolazioni dell'esilio, il profeta Isaia esorta Israele a cercare solo in Dio la salvezza. Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. La voce del profeta si alza per portare conforto al popolo eletto, annunciando il gioioso ritorno in patria. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Il brano della prima lettura è di contenuto messianico, cioè fa intravedere che i prodigi profetizzati si compiranno pienamente con la venuta del Messia. Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno le orecchie dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto. Quei miracoli di guarigione compiuti da Gesù attestano chiaramente la venuta dell'era messianica. Le guarigioni strappano alla folla il grido: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Il Vangelo della Messa racconta la guarigione di un sordo muto, al quale Gesù restituisce l'udito e la parola, ponendogli le dita negli orecchi e toccando con la saliva la lingua, mentre, emettendo un sospiro, dice con tono imperioso: «Effatà», cioè «apriti». La stessa potenza di miracolo Gesù la manifesta restituendo la vista ai ciechi e risanando le membra dei lebbrosi. È evidente che queste guarigioni hanno un valore di segno, perché Gesù, sanando i corpi, vuole condurci a scoprire nella profondità della nostra anima quelle malattie spirituali sulle quali noi siamo abituati a sorvolare, ma che Gesù desidera sanare, perché Egli è innanzitutto il medico delle nostre anime. La guarigione del sordomuto non è una storia solo del passato, ma è una realtà che si ripete nella vita di ogni giorno. Esiste una sordità dell'anima peggiore di quella del corpo, dato che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Molti sono quelli che, pur guarite dalla sordità spirituale attraverso il battesimo, rischiano continuamente di tornare a essere sordi alla voce di Dio, e molti sono anche quelli che rimangono sempre più insensibili alle innumerevoli chiamate della grazia divina. Molte volte, in molti modi, Gesù tenta di vincere la sordità dell'anima,
affogata dai peccati e dalle passioni, ripetendo l'invito imperioso che rivolse al sordomuto: apriti, ma trova nell'uomo una barriera impenetrabile nei volontari rifiuti d'ascolto della sua voce. Desiderio che ha Gesù di entrare nei nostri cuori è un mistero d'amore che comprenderemo pienamente soltanto in paradiso. Per vincere la sordità della nostra anima non basta perciò la dolce violenza di Gesù, ma è necessaria la nostra decisa volontà di metterci in quell'atteggiamento interiore di umiltà e di fede dinanzi a Dio che ci permette di percepire e accettare i suoi continui richiami ad abbandonare il peccato e le attrattive del mondo e a vivere secondo le verità eterne del Vangelo. Oltre alla nostra sordità spirituale, bisogna tener presente anche quella degli altri, di tanti che si sono allontanati da Dio e dalla Chiesa. A tutti questi dobbiamo portare il nostro aiuto con un apostolato paziente, perseverante, unito alla preghiera. Noi cristiani non possiamo rimanere muti, abbiamo invece l'obbligo di parlare di Dio e del suo messaggio. I genitori ai figli, l'amico all'amico, quando si presenti l'occasione opportuna e se necessaria provocandola. Il collega di ufficio agli altri che lavorano con lui, attraverso la parola e il comportamento esemplare. Non possiamo stare zitti nelle molte opportunità che il Signore ci offre, perché indichiamo a tutti la via della salvezza per quelli che vivono nel mondo. Molti sono i motivi per parlare della bellezza della fede, della gioia incomparabile di possedere Cristo. Tra gli altri, la responsabilità ricevuta nel battesimo, di non permettere che alcuno perda la fede a causa della valanga di ideologie e di errori dottrinali davanti ai quali molti si sentono indifesi. I nemici di Dio e della sua Chiesa, manovrati da Satana, si danno da fare, si organizzano senza riposo. Con una costanza esemplare preparano i loro progetti, mantengono scuole, dirigenti, agitatori e con un'azione nascosta ma efficace propagano le loro idee e portano nelle famiglie e nei posti di lavoro la loro semente che distrugge ogni idea religiosa. Che cosa non dovremmo fare noi cristiani per servire il nostro Dio sempre nella verità? Non possiamo rimanere indifferenti. Sta a noi realizzare la missione ricevuta un giorno nel battesimo lungo tutta la vita, in ogni circostanza. Abbiamo nella Madre di Dio il modello perfetto di atteggiamento e di ascolto alla voce di Dio. Chiediamole oggi di rendere il nostro cuore e quello di tanti altri attenti e docili agli insegnamenti di Gesù, a saperli custodire preziosamente dentro di noi e a metterli in pratica fedelmente. Sia lodato Gesù Cristo.